Cari amici e pellegrini del Cammino dei Tre Sentieri, oggi riprendiamo il discorso in merito a Lutero e al protestantesimo, perché ieri non riuscimmo a chiudere il discorso, per cui ho optato per dividere questa trattazione in due parti. Il titolo è se i libri di testo, i libri scolastici, i libri di storia ci raccontano perfettamente quello che Lutero fece. E ieri abbiamo trattato la questione in merito al perché Lutero decise di fare determinate cose e quindi di avviare quello che poi è stato definito riforma. Ancor prima abbiamo parlato del fatto che non è appropriato chiamare la riforma riforma, ma si dovrebbe chiamare rivoluzione, eccetera. Ma oggi riprendiamo il discorso soprattutto cercando di individuare quelle che sono le cause del luteranesimo, della riforma luterana. Allora, prima di tutto va detto questo, un concetto che io ho già qualche volta forse espresso, è che nella storia nulla nasce senza radici. Io utilizzo un'espressione che dice in questo modo, cioè nella storia non ci sono i funghi voi sapete che a un certo punto crescono senza radici, basta una notte di umida per poterli poi trovare il mattino successivo. Nella storia non avviene questo, perché solitamente quello che avviene nella storia ha sempre delle cause pregresse e molte volte non c'è una sola causa, sono più cause, tant'è vero che per fare una storiografia intelligente non bisogna mai ricercare una sorta di interpretazione monocausale, ci può essere una causa predominante, ma alla fine poi concorrono sempre più cause in merito allo sviluppo di determinati fenomeni, al realizzarsi di determinati avvenimenti. Bene, dicevo, quali sono le cause del luteranesimo? Indubbiamente c'è una causa culturale, se volete anche una causa filosofica. In questo caso possiamo anche utilizzare questi due aggettivi contemporaneamente. Il periodo, gli albori della modernità, cioè il periodo cosiddetto umanistico rinascimentale, è un periodo in cui inizia ad imporsi l'individualismo, inizia ad imporsi anche un certo antitradizionalismo, cioè un certo rifiuto della tradizione, per esempio con il cosiddetto filologismo, questo voler andare a studiare i testi prescindendo dalle interpretazioni che la tradizione aveva sempre affermato in merito a questi stessi testi, ma dicevo soprattutto una impostazione individualistica e anticomunitaria. Ora vedete, il protestantesimo in realtà è una croce mancata. Mentre la verità cattolica è ben rappresentata dalla croce, e voi sapete che la croce com'è fatta, c'è la parte verticale che è lo stipes e poi c'è la parte orizzontale che è il patibulum, e quindi la croce rappresenta anche simbolicamente una duplice dimensione del rapportarsi a Dio. Cioè la parte verticale che cosa significa? Significa il fatto che ognuno di noi individualmente si rapporta appunto a Dio, ma questo rapportarsi individuale a Dio, personale a Dio, avviene anche nella dimensione comunitaria, quindi nella dimensione orizzontale, quindi in questo ecco che il patibulum, questa parte orizzontale della croce, rappresenta questo. Il protestantesimo toglie la parte orizzontale e rimane solamente la parte verticale, perché in realtà il protestantesimo è una sorta di riduzione individualistica di quello che è il rapporto religioso tra la creatura e Dio. Esiste solamente la singola creatura che si rapporta a Dio, ma non c'è più la dimensione comunitaria, no? Non c'è più la dimensione ecclesiale. E allora, vedete, questa sorta di individualismo religioso è l'esito di un individualismo che permeava il tempo di allora, cioè che permeava questi albori della modernità che appunto si ebbero con il periodo umanistico rinascimentale. Quindi da questo punto di vista possiamo dire che Lutero è figlio dei suoi tempi. Attenzione però, attenzione, quando noi parliamo di Lutero come figlio dei suoi tempi o di altri personaggi come tra virgolette figli dei loro tempi, questo non significa che non ci sia una responsabilità personale, eh? È una precisazione, questa è importante, perché
altrimenti prendiamo lucciole per lanterne e cadiamo in una prospettiva che abbiamo già definito essere una prospettiva storicista, per cui poi alla fine l'uomo è una sorta di marionetta, di burattino all'interno di questo divenire storico che decide tutto e che è l'unico responsabile di ciò che accade. Ci furono anche ovviamente delle cause economiche, soprattutto cause che si andarono ad aggiungere successivamente, soprattutto per quanto riguarda poi il successo che Lutero ebbe, perché è evidente che Lutero, scagliandosi contro Roma, in realtà questo scagliarsi contro Roma da parte di Lutero diventava estremamente funzionale e utile, soprattutto per quanto riguarda la ricca borghesia, ma anche l'aristocrazia tedesca, che non vedeva l'ora di potersi smarcare, di poter smarcare la Germania da Roma e soprattutto incamerare i beni ecclesiastici. Quindi anche le cause economiche giocarono un ruolo importante. Ma poi, ecco, questo è un po' l'elemento nuovo, e qui devo dire che entra in gioco indegnamente quello che è anche una mia interpretazione, a mio parere ci furono anche delle cause psicologiche importanti, che, torno a ripetere, non vanno a annullare le altre cause, ma che vanno ad arricchire, come si suol dire, il quadro. Ora, chi ha fatto gli esercizi spirituali, chi ha avuto la grazia di fare gli esercizi spirituali di Sant'Ignazio, sa bene che Sant'Ignazio insiste molto sull'aspetto anche del discernimento vocazionale. E discernimento vocazionale, diciamo, sottolineando, evidenziando alcuni punti fondamentali per capire quello che è la propria vocazione, cioè la vocazione che Dio dà ad ogni anima. Ora, noi sappiamo che Sant'Ignazio agisce anche in chiave anti-luterana, perché visse in un periodo in cui il pericolo luterano è un pericolo fortissimo. D'altronde la provvidenza suscitò nel periodo controriformistico tutta una serie di ordini religiosi e di santi che proprio dovevano svolgere questo ruolo. Ebbene, Sant'Ignazio insiste molto sotto l'aspetto dell'essere attenti, dell'essere molto attenti per quanto riguarda la scelta vocazionale, perché se si sbaglia la scelta vocazionale si possono avere delle conseguenze molto significative. Ora, noi sappiamo che in realtà Lutero la vocazione non l'aveva. C'è un racconto che ci dice che Lutero in realtà si trovava con un amico in un bosco, in una selva. Poi a un certo punto venne fuori un temporale, ma uno di quei temporali che mettono veramente paura, nel senso che ci fu un fulmine che tranciò un albero, che addirittura colpì l'amico, eccetera. Per cui Lutero fu preso da questo panico e avrebbe, stando a questo racconto, avrebbe fatto una sorta, come dire, di voto improvviso, istantaneo, non motivato, eccetera, a Sant'Anna, a cui lui era molto devoto, dicendo: se io riesco ad uscire vivo, se mi fai uscire vivo da questa situazione, io stesso domani busserò al convento degli Agostiniani di Erfurt e diventerò religioso. C'è un'altra versione che dice che Lutero si trovava sempre in questo bosco con l'amico, ma in realtà per andare a duellare con questo amico, e poi lo avrebbe ucciso in duello, e per evitare poi di essere preso dalla giustizia e condannato da quello che è la giustizia civile, decise di ritirarsi in convento dagli Agostiniani. Ora, noi non sappiamo se le cose siano andate in questa maniera o nell'altra, o se questo episodio del bosco, indipendentemente adesso dal temporale o dall'accensione dell'amico, sia vero o non sia vero. L'aspetto interessante è un altro, che si è diffuso questo racconto. E vedete, perché evidentemente questo racconto ha una sua, adesso indipendentemente dall'essere vero o meno da un punto di vista storico, però ha una sua verosimiglianza. Che cosa significa la verosimiglianza? La verosimiglianza significa che si possono diffondere dei racconti o anche delle leggende perché vanno a descrivere un qualcosa di verosimile. E questo qualcosa di verosimile in che cosa consiste? Consiste nel fatto che effettivamente la scelta di Lutero di entrare tra gli agostiniani fu evidentemente una scelta
molto così improvvisa, poco pensata, poco riflettuta, no? E d'altronde, vedete, qui apro una parentesi che può essere utile per chi si diletta di storia, ma questi fatti sono fatti, questi racconti che possono essere anche avere degli elementi leggendari, sono importanti per capire poi la storia stessa. Se noi prendiamo la vita di San Benedetto, ecco, nella vita di San Benedetto si racconta che un frate stava lavorando la terra, no? Il famoso ora et labora, e faceva caldo, decise di riposarsi e poggiò la falce sul muretto di un pozzo. Poi, con un gesto inconsulto, involontariamente fece cadere la falce nel pozzo. E allora lui si mise a piangere, si disperò perché la falce era caduta nel pozzo e quindi era difficile poterla recuperare. E andò da San Benedetto affinché San Benedetto potesse fare qualcosa. San Benedetto andò, operò un miracolo e la falce, come dire, zampillò dal pozzo e venne recuperata. Ora, noi non sappiamo se questo fatto sia realmente accaduto o meno, però l'aspetto interessante qual è? L'aspetto interessante è che il frate, il monaco, benedettino, si fece prendere da questa, diciamo, si rammaricò tantissimo, addirittura arrivò a piangere. Ora, questo che cosa ci fa capire? Ci fa capire che in quel periodo era difficile avere degli utensili come la falce, cioè nel periodo alto medievale, perché è chiaro che se fosse successo oggi, San Benedetto avrebbe detto: ma c'è la ferramenta, c'è il negozio, valla a comprare. Evidentemente era molto difficile avere degli utensili di quel tipo. Allora vedete come un racconto di questo tipo, che è un racconto sulla cui storicità noi non siamo sicuri, però ci descrive uno spaccato del tempo. Allora, tornando a Lutero, noi non sappiamo se effettivamente l'episodio del bosco sia un episodio vero o non vero, relativamente al temporale, relativamente all'uccisione dell'amico. Però il fatto stesso che si è così diffuso significa che ci dice qualcosa, cioè ci dice che Lutero in realtà non aveva la vocazione. Tant'è vero che Lutero poi, vedete, nel convento cercava proprio volontaristicamente di fare tutto per bene, però notava che c'erano dei frati, i quali, dei monaci, i quali casomai non erano così ligi nel rispetto della regola, eccetera, però erano sempre sorridenti. Invece lui si scopriva continuamente, come dire, triste, angosciato, eccetera. Fino a quando poi non ebbe la cosiddetta illuminazione della torre, dove lesse quella famosa espressione che dice: il giusto vivrà della sua fede. Allora lui capì, dice: qua è inutile che ci sforziamo, ma solamente la fede salva, e poi le cose andarono come andarono. Ma tutto questo perché? Perché evidentemente la sua vocazione non era una vocazione su cui lui aveva meditato e riflettuto, eh? Quindi anche queste cause psicologiche sono importanti per capire. Per capire quello che accadde. E Lutero, come personaggio, fu un personaggio su cui veramente bisogna stendere un velo pietoso, perché poi lui stesso visse in maniera completamente sregolata, anche per confermare quella affermazione tipicamente luterana del puoi anche peccare fortemente, l'importante è che tu creda ancora più fortemente, no? Perché chiaramente l'impostazione luterana, l'abbiamo visto ieri, il protestantesimo che cosa dice? Dice che quello che occorre è solamente la fede e le opere non servono a nulla, quindi no, non è che le opere servano per dire un contributo alla salvezza, a differenza dell'impostazione cattolica che le fede con le opere e le opere con la fede, per cui dice: uno può anche peccare fortemente, l'importante è che creda ancora più fortemente. E lui stesso mise in pratica sulla sua vita queste cose, tanto è vero che poi si dette all'alcol, nel senso che spesso si ubriacava, bestemmiava, tradì quello che fu la sua moglie, Caterina Bora, che era una monaca che
lasciò il convento per sposarsi con Lutero, ma lui stesso poi non rimase fedele a questa sua moglie, ma la tradì spesso, eccetera. Per cui veramente sul personaggio di Lutero, tutte cose che oggi non si dicono, non si raccontano per questa impostazione un po', diciamo, iper-ecumenica. Che però andrebbero dette, ma andrebbero dette non per una mancanza di carità nei confronti di qualcuno, eccetera, o di un personaggio storico, ma vanno dette queste cose proprio per fare una sana apologetica, per mettere in guardia da quelli che sono gli errori, perché tenete presente che gli errori sul piano della dottrina, quindi sul piano del vero e del falso, sono molto più pericolosi di quelli che possono essere, per esempio, le malattie fisiche. Noi ci spaventiamo per quanto riguarda i virus, i batteri, le malattie, via discorrendo, eccetera, e dobbiamo ovviamente salvaguardare la nostra salute fisica, ma ancor di più devono farci paura gli errori, perché gli errori vanno a distruggere l'anima e noi sappiamo che non come ci dice il nostro Signore Gesù Cristo, non dobbiamo temere coloro i quali hanno la possibilità o tutto ciò che ha la possibilità di uccidere il corpo, piuttosto dobbiamo tenere tutto ciò che ha la possibilità di uccidere l'anima. Oltretutto, poi salvando l'anima, noi salveremo anche il nostro corpo, no? Perché nella risurrezione dei corpi ognuno riavrà il corpo, ma sarà un corpo glorificato per i beati e un corpo invece abbruttito e da reprobi per i dannati. E le conseguenze del protestantesimo, le conseguenze del luteranesimo, qui ci potremmo stare, cari amici, tantissimo, ovviamente non lo possiamo fare. Io mi permetto semplicemente di insistere su ciò che a noi interessa di più. Perché è chiaro che il protestantesimo poi ha generato il razionalismo, il protestantesimo ha generato lo statalismo, il totalitarismo successivo, prima l'assolutismo politico e poi il totalitarismo, ma sono tutte cose che adesso non possiamo ovviamente approfondire. Per cui mi limito semplicemente all'aspetto teologico. E in realtà la riforma protestante, la riforma luterana, cari amici, è stata una vera e propria culla, possiamo dire, del modernismo teologico, di quello che San Pio X chiama, nella Pascendi del 1907, la sintesi di tutte le eresie. Poi qualche volta dovremo intrattenerci proprio sul modernismo e sulla Pascendi in particolare, che è stata una grandissima enciclica veramente profetica. E quindi poi anche successivamente sul neomodernismo. Allora vediamo un poco in che senso il luteranesimo costituisce da culla del modernismo teologico. Il modernismo, lo diciamo in due parole, è una sorta di relativizzazione del dogma e quindi della verità. La verità si relativizza con una conseguente centralità del soggettivo, cioè alla fine l'uomo non è che deve aderire ad una verità oggettiva, ma questa verità viene fuori da una sorta di subconscio soggettivo, per cui è una forma di soggettivismo religioso. Allora vediamo un poco in che senso il luteranesimo ha costituito, diciamo, è stato una sorta di culla per quanto riguarda il modernismo teologico. Ecco, io individuo tre punti, eventualmente se ne potrebbero individuare anche altri, però questi tre punti mi sembrano i più significativi. Il primo punto è il nuovo concetto di fede. In Lutero la fede, essendo solo atto fiduciale, si svincola dall'intelligenza per sfociare nel volontarismo. In tal modo il subconsciente, l'intimo e il soggettivo del vissuto diventano decisivi. Noi sappiamo che il concetto di fede cattolica, il concetto cattolico di fede, è assenso dell'intelletto alle verità rivelate. Cioè c'è l'elemento della volontà, l'assenso, ma l'assenso deve riguardare anche l'intelligenza, sempre nella convinzione tipicamente cattolica che esiste un rapporto di collaborazione tra ragione e fede. Quindi rifiuto tanto del fideismo sola fede quanto della sola ragione razionalismo. In Lutero, invece, essendoci un'impostazione fideistica, la fede diventa un puro abbandono cieco
senza assolutamente il contributo dell'intelligenza. Quindi la fede viene svincolata completamente dall'intelligenza, diventa puro atto di volontà, è un credo qui absurdum, cioè è un credo che diventa ancora più meritevole nel momento in cui la verità si pone come assurda, e quindi questo, diciamo, questo incentrarsi della fede tutta sotto l'aspetto della volontà è una sottolineatura ovviamente dell'aspetto soggettivo, dell'aspetto soggettivo. Quindi la fede non come accettazione di un dato esterno, ma la fede come semplicemente sforzo individuale, come sforzo volontaristico individuale. E quindi questo, diciamo, pone il protestantesimo, il luteranesimo come culla del modernismo teologico, perché oggi qual è la convinzione fondamentale che è tipica del neomodernismo? La convinzione fondamentale di tutto è non è importante ciò che si crede, ma che si creda. Voi pensate anche all'incontro di ieri, no? E quello della preghiera universale, eccetera, che è un incontro che dà scandalo perché suscita una sorta di indifferentismo religioso, no? E oggi ormai è convinzione di tutti i cattolici, perciò non c'è più di fatto un senso cattolico, ma oggi è convinzione di tutti i cattolici quello di ritenere, dice, vabbè, l'importante è credere in un Dio, no? Credere in un Dio indipendentemente da chi è questo Dio, indipendentemente dalla verità che è rivelata. Rivelata da Dio, quasi come se la fede non fosse un accettare un qualcosa che Dio comunica, ma la fede è qualche cosa, è un atto meritevole in sé come sforzo di carattere personale che fuoriesce appunto dal proprio subconscio soggettivo e individuale. Ma l'altro elemento che ci fa capire quanto il luteranesimo abbia costituito una culla del modernismo teologico è la teologia sacramentale, è nella teologia sacramentale. Vedete che ieri dicemmo Lutero da sette sacramenti arriva ad accettarne solamente due, anche se sull'Eucaristia c'è quella famosa distinzione tra consustanziazione e transustanziazione, eccetera. Ma in realtà non è solamente questo, che Lutero fa, non è solamente questo. Lutero, non concepisce più il sacramento secondo quella che è la definizione tipicamente catechistica, cattolica, cioè come segno efficace della grazia. Ma il sacramento diventa in Lutero semplicemente una sorta di atto simbolico, solamente una sorta di atto simbolico. E va da sé che questa dimensione simbolica soggettivizzi il sacramento stesso, rendendolo funzionale al soggetto. Quindi, mentre la concezione cattolica dice che il sacramento è segno efficace della grazia, segno efficace della grazia, Lutero invece concepisce il sacramento semplicemente come atto simbolico. In questa riduzione, questa riduzione del sacramento ad atto simbolico, ovviamente si dà spazio ad un'adesione puramente soggettiva. Ma c'è un terzo punto, che è il passaggio dall'esegesi alla cosiddetta ermeneutica. Lutero che cosa fa? Svincola la scrittura dalla tradizione, perché mentre il cattolicesimo dice che le fonti della rivelazione sono due, scrittura, tradizione e scrittura, va bene, Lutero invece dice solamente la scrittura e quindi svincola quello che è la sacra scrittura, la scrittura dalla tradizione. E quindi svincolando la scrittura dalla tradizione, fa sì che la scrittura non sia più, diciamo, l'approccio nei confronti della scrittura non sia più un approccio esegetico. Che cosa vuol dire in questo caso esegetico? Cioè un approccio in cui c'è un'autorità che competente che possa di fatto leggere la scrittura ed enucleare dalla scrittura un insegnamento. Ma Lutero dall'esegesi passa alla ermeneutica, cioè a quella che è la libera interpretazione della scrittura, e quindi in questo modo facilita quello che non solo è un tratto tipico un po' del cattolicesimo contemporaneo, cioè questa forma di pentecostalismo, eccetera, per cui alla fine non è importante quello che dice il vescovo, non è importante quello che dice il sacerdote, ma è importante
importante quello che dice il fedele, anzi addirittura nella impostazione pentecostale un fedele può essere in una determinata circostanza, in una determinata situazione, più autorevole rispetto al sacerdote e rispetto allo stesso vescovo, no? E quindi questa forma di pentecostalismo, rivelazionismo individuale e soggettivo, eccetera. Ma anche il fatto che poi alla fine ognuno si crea la verità, no? Personale, cioè, vabbè, un conto è quello che mi dice il magistero, altro è quello che dice il mio magistero personale. E indubbiamente il luteranesimo ha dato un contributo anche a questa deriva. Concludo, perché già avevo intenzione di parlarne, però è arrivato un commento ieri alla sosta di ieri, di questa prima parte di trattazione sul protestantesimo e su Lutero, dove a un certo punto un amico, il quale ha avuto esperienza, ha detto che è stato diversi anni nel mondo protestante, ha detto ringrazio Dio per esserne uscito ed sono convinto che Lutero si sia dannato. Ora, ovviamente nessuno di noi può sapere con certezza della dannazione di qualche anima, però io voglio leggervi una cosa che ovviamente sono cose che verissime, attenzione, verissime, ma di cui oggi non se ne parla più. Una suora che è stata beatificata nel 2011, quindi non molti anni fa, che è Suor Maria Serafina Micheli, la quale però nacque nel 1849 ed è morta nel 1911, è una suora che, diciamo, geograficamente parlando mi tocca anche, nel senso che la beatificazione c'è stata in un paese della provincia di Benevento, che è la mia città, questo paese si chiama Faicchio, ed è una suora anche che ha fondato un istituto religioso molto diffuso in tutto il mondo, che è l'Istituto delle Suore degli Angeli, l'Istituto delle Suore degli Angeli che sta un po' in tutto il mondo. Questa Suor Maria Serafina Micheli ebbe un'esperienza nel lontano 1883 e vediamo un poco che esperienza ha avuto. Io adesso ve la leggo. Si trovava ella a Eisleben nella Sassonia, città natale di Lutero. Era il 1883. In quel giorno si festeggiava il quarto centenario della nascita di Lutero stesso, il quale nacque appunto il 10 novembre del 1483. Le strade erano affollate e i balconi imbandierati. Ci sarebbe stato anche l'imperatore Guglielmo I. Suor Micheli non si interessò alla cosa né volle informarsi. Ella cercava una chiesa cattolica dove poter pregare dinanzi a Gesù sacramentato. Trovò una chiesa e si inginocchiò, la chiesa era chiusa però, e si inginocchiò sui gradini d'accesso per pregare. Mentre pregava, le comparve l'angelo custode. Ella era molto devota all'angelo custode, tant'è vero che aveva anche creato questo istituto che esiste tuttora, torno a ripetere, diffuso in tutto il mondo, che è l'Istituto delle Suore degli Angeli. Dicevo, ella pregò, le comparve l'angelo custode che le disse «Alzati, perché questo è un tempio protestante, non è una chiesa cattolica. Voglio farti vedere io il luogo dove Martin Lutero è condannato e la pena che subisce per il suo orgoglio». Dopo queste parole, la suora vide una voragine di fuoco in cui venivano crudelmente tormentate un incalcolabile numero di anime. Nel fondo vi era Martin Lutero, in ginocchio, circondato da demoni che con martelli cercavano, ma invano, di conficcargli nella testa un chiodo. Suor Micheli pensò, se il popolo in festa vedesse questa scena, certamente non tributerebbe onori e festeggiamenti per un tale personaggio. Ora queste cose, badate bene, voglio sottolineare questo aspetto, non è che noi le raccontiamo con piacere, con gioia, eccetera, però vanno anche raccontate per mettere in guardia, per far capire come non si può scambiare la verità con l'errore, non si può confondere la verità con l'errore, non si può confondere quella che è la vera Chiesa, la Chiesa di Cristo, con delle sette e delle false chiese. Perciò le raccontiamo queste cose a beneficio prima di tutto nostro, perché
le cose che noi ci diciamo le dobbiamo dire prima di tutto a noi stessi, perché siamo chiamati continuamente, ogni giorno, a convertirci e a rinnovare l'amore per la verità cattolica e a vivere della verità cattolica, ma anche per poter poi convincere gli altri e portare questa bellezza della verità cattolica a tutti. Ci salutiamo, ci diamo appuntamento, a Dio piacendo, a lunedì per la prossima sosta video, e io vi ricordo sempre che Dio è verità, bontà e bellezza.